Molina controlla, si prepara al cross, Carlos Augusto, la palla dentro per Caprari, Colpani calcia, palo a rete, vantaggio Monza al 32esimo, la sblocca il Monza con la rete segnata da Colpani, è 1-0, è un gol importantissimo per i Brianzoli. Lovric vuole palla di Ulofeu, il tocco dentro invece per Beccao, il cross in mezzo per il pareggio di Beto al 36esimo, è subito 1-1, dura pochissimo il vantaggio del Monza. C'è Udogi, pallone buono ancora per Udogi che chiude il triangolo e porta in vantaggio l'Udinese al 77esimo. Destiny Udogi fa 2-1, bellissima però l'azione dei friulani. Milinkovic-Savic. Vecino, Milinkovic-Savic, alza la testa, alza il pallone Felipe Anderson! Scappa alle spalle della difesa dell'Inter e gli fa male ancora una volta Felipe Anderson. Ecco il cross che gira, colpo di testa di Immobile. Palla che resta lì, Dumfries, zona Lautaro! Lautaro Martinez, 1-1, l'Inter la livella con un altro gol del Toro. Milinkovic-Savic in area, cerca il passaggio buono per Pedro, controlla Pedro, poi scarica dietro per Luis Alberto che la inchioda all'incrocio. Che gol di Luis Alberto! Luis Alberto Immobile controlla, palla per Pedro, in area Pedro, Pedro! Pedro! La Lazio probabilmente la chiude con la giocata di Pedro! Olaina se ne va, la mette dietro, Radonjić ancora, cerca spazio, palla in mezzo, deviazione, Vlasic! Bianchetti prova a prendere anche questa, ma di fatto il pallone entra. Torino davanti con la giocata Radonjić più Vlasic. Sguardo sul pallone di Sernicola, Radonjić in area con il tacco per Vojvoda che subentra bene, Vojvoda fino in fondo, Vojvoda in mezzo e Radonjić trova la prima fotografia in Serie A Team, loro due a guidare la ripartenza. Ascasibar con il cross dentro, respinto, Sernicola! Sernicola! Torna in partita la Cremonese con Sernicola che entra dalla panchina e segna il primo indimenticabile gol in Serie A Team. Pavlovic, pallone in porta, Juve subito davanti dopo due minuti, la sblocca Dusan Vlahovic. Primo gol per lui contro la Roma in Serie A, terzo gol in questo campionato, Juve 1, Roma 0. Il corner battuto lungo Dybala, si coordina, palla dentro, il pareggio di Abraham, 1-1, il primo gol in questo campionato di Tammy Abraham, riporta in parità il match allo Stadium.
De Ketelaar, la scippa invece è a Schouten, attenzione, break centrale da parte di De Ketelaar, c'è solo Leao, controllo e destro! Rafa Leao porta in vantaggio il Milan dopo 21 minuti sullo strappo del principe De Ketelaar, 1-0. Cambiaso. Sbaglia tutto Leao dentro per Giroud! Volé, mancina in allungo! Gol capolavoro sull'asse Leao Giroud! San Siro in estasi, 2-0. Kyriakopoulos alza la testa, alza anche il pallone dentro per il colpo di testa del vantaggio, il gol di Frattesi, avanti il Sassuolo 1-0 dopo 27 minuti. Sale lo Spezia in maniera interessante con Reza che mette il cross basso, Nzola la respinta, poi Bastoni! Ha pareggiato lo Spezia con il gol di Bastoni, 1-1. Va Nzola! Delicato col sinistro, 2-1 Spezia in rimonta sul Sassuolo, secondo gol in campionato per Mbala, Nzola freddissimo dal dischetto. Tolian, lancio per Pinamonti, la palla rimbalza, prova ad arrivarci Pinamonti, la porta è vuota, Pinamonti, disastro della difesa dello Spezia e Pinamonti così trova il suo primo gol in maglia Sassuolo, 2-2, ma che regalo dello Spezia! Con Miners a spazio, può calciare col sinistro! Con Miners la sblocca lui al 50esimo e 1-0 Atalanta! Colle, contro di arrivo a maggiore, scocchiaia per Bonazzoli, posizione regolare, Bonazzoli entra in area, tocca dentro, chiusura ed è troppo facile metterla dentro alla prima da titolare per Dia, 1-0 per la Salernitana. Scappa via Mazzocchi che però non si fida del suo cross di sinistro, ora palla dentro per Bonazzoli, il gol dell'ex di Federico Bonazzoli, inizio di partita fantastico della Salernitana in un quarto d'ora, 2-0. Veloce da Villena, sovrappone Castanos, Villena all'interno, tocca per Koulibaly, ancora da Villena! Un gol perfetto della Salernitana che entra in porta con la palla, primo gol italiano anche per Villena, 3-0, non c'è partita. Dia, 3 contro 3, ha visto Boateng, palla nello spazio, per Boateng, palo gol, c'è gloria anche per lui, 4-0, poker della Salernitana. Strefezza, prova a sterzare con l'esterno verso l'interno del campo, Parisi però non lo fa passare,
ripartenza dell'Empoli con 5 giocatori. Spinge la ripartenza Parisi, arriva in zona tiro, la prova, deviazione! E l'Empoli avanti con il gol da parte di Fabiano Parisi. 1-0. Strefezza che vede larghissimo a sinistra Banda, palla per lui in mezzo Cisè, ma anche Gonzalez, Banda in aria, va sul destro, appoggio per Strefezza, controllo e destro, che gol di Strefezza, 1-1 al minuto 40, che ripartenza del Lecce.